Buongiorno, oggi è una giornata importante. Tra breve il Presidente si appresta a firmare un decreto essenziale per l'ammodernamento del servizio sanitario regionale, un decreto che ha un importo complessivo di circa 110 milioni di euro e riguarda 18 interventi sull'intero territorio della Regione, 14 dei quali sono interventi relativi all'ammodernamento tecnologico. In particolare vorrei e desidero precisare questo riguarderà su Roma città l'acquisizione di macchine di ultima generazione per gli ospedali San Filippo Neri, per Nuovo Regina Margherita e per il CTO, per l'ospedale Sant'Eugenio, oltre che per l'azienda ospedaliera Sant'Andrea, per la Fondazione Policlinico Tor Vergata, l'azienda ospedaliera San Camillo e l'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I. Qui sono previste acquisizioni di TAC di ultima generazione, risonanze magnetiche, angiografi e voglio innanzitutto sottolineare l'importanza dell'intervento che verrà fatto presso il polo oncologico IFO, dove è prevista con un investimento di circa 25 milioni di euro il centro per la protonterapia, che è la terapia più avanzata per quanto riguarda la lotta ai tumori, e sarà un centro di carattere nazionale per un punto di riferimento per il centro sud del nostro paese. Interventi importanti sono previsti anche di ammodernamento tecnologico nella provincia di Roma. Ecco qua, potete vedere nelle tre aziende della provincia. In particolar modo riguarderanno il potenziamento dell'emodinamica di Civitavecchia, l'acquisizione di tre TAC per gli ospedali di Colleferro, Palestrina e Tivoli, l'acquisizione di una risonanza magnetica di ultima generazione per l'ospedale di Anzio, e questo per consentire un potenziamento soprattutto nelle reti tempo dipendenti e in questi presidi ospedalieri. Interventi assolutamente importanti sono quelli previsti per l'ospedale di Viterbo, la sostituzione dell'acceleratore lineare presso l'ospedale di Belcolle, e di particolare rilevanza desidero segnalarlo sulla azienda di Latina per quanto riguarda realizzazione di un corpo di fabbrica aggiuntivo all'ospedale Santa Maria Goretti, un intervento di 9 milioni e 400 mila euro, e anche qui l'acquisizione di nuove tecnologie con un angiografo presso l'ospedale Santa Maria Goretti. Importante anche nella ASL di Frosinone, e in particolar modo qui vi è un potenziamento del polo oncologico di Sora con l'acquisizione di una gamma camera e anche qui di un acceleratore lineare, che sono tutti interventi importanti in questo caso per il contrasto alle malattie oncologiche. Dicevo sulle aree di Roma e gli interventi sulle nostre aziende ospedaliere, sono tutti interventi che riguardano l'ammodernamento tecnologico. E in più, per quanto riguarda l'ospedale di Tor Vergata, vi è il completamento del terzo livello della Torre 8 per un intervento di circa 5 milioni e 400 mila euro. Anch'esso è una cosa assolutamente importante per ampliare e potenziare quel bacino, che è uno dei bacini più popolosi nella città di Roma. Infine, tra gli interventi previsti vi sono quelli relativi a due importanti presidi ospedalieri, uno nel nord di Roma e uno al sud, e riguarda uno il Policlinico Gemelli, che avrà un intervento cospicuo di 23 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica come DEA di secondo livello e per il potenziamento delle reti tempo dipendente. E infine, anche qui, un altro intervento, in questo caso a sud della città, in previsione dell'apertura del nuovo pronto soccorso del campus biomedico, vi è un intervento relativo all'ammodernamento tecnologico pari a 2 milioni e 6. Insomma,
è un quadro di circa 110 milioni di euro, in particolar modo di nuove tecnologie. Questo ci consentirà anche un'acquisizione veloce di questi materiali, che sono sicuramente utili per migliorare le cure e soprattutto per quanto riguarda la rete tempo dipendente. Per cui siamo particolarmente soddisfatti della firma del decreto odierno, che è un pezzo importante per l'ammodernamento del servizio sanitario di questa regione. Bene, grazie. Grazie all'assessore D'Amato. Io sono convinto, oltre al racconto importante che è stato fatto, di una cosa. Noi abbiamo reagito al virus con le azioni del lockdown e le misure sanitarie che abbiamo preso, e gli italiani hanno avuto fiducia in questa reazione. Oggi dobbiamo reagire alla crisi economica, produttiva e sociale, con l'impegno a tutelare la salute dei cittadini per dare sicurezza e a investimenti per riaccendere i motori dell'economia. Se questo si fa concretamente, crescerà anche la fiducia degli italiani nel futuro, che è la grande assente di questo momento. Quindi bene la discussione che si sta facendo nel Paese in queste ore sui progetti futuri. Noi vogliamo dare un contributo di innovazione e di investimento che in questi giorni ci ha portato a inaugurare cantieri sulla parte dell'alta velocità, delle infrastrutture su ferro, ieri sul tema della casa e oggi la scommessa per l'inizio della costruzione del nuovo modello di difesa del diritto alla salute dopo il Covid nella nostra regione. I punti di intervento e la quantità lo avete ascoltata, io ne segnalo solo alcuni che sono più che simbolici. Finalmente l'apertura e l'impegno per i 5 nuovi ospedali nella nostra regione, che sono quello del Golfo, l'ospedale di Latina, quello della Tiburtina, l'ospedale quindi della AS Roma 10, Tivoli Guidonia, il nuovo ospedale di Rieti e il nuovo ospedale di Amatrice, che sono il simbolo, se volete, di un'inversione di tendenza, e i grandi investimenti sulle nuove tecnologie che serviranno anche ad aggredire, penso alle liste d'attesa, uno dei temi che ereditiamo dalla vicenda addirittura prima del Covid e che sappiamo danno la percezione della qualità del nostro sistema sanitario. Quindi abbiamo deciso, ora io firmerò il decreto di spesa di 110 milioni perché è il tempo della concretezza. Abbiamo capito quali sono i problemi sia nella sanità sia nella percezione di insicurezza dei cittadini per una ripresa che a volte stenta a dare segnali. Non ci sono scorciatoie, bisogna rispondere a questa percezione di paura con fatti concreti che, ripeto, aiutino a ricostruire una percezione di fiducia e investire 110 miliardi milioni sulla sanità è uno di questi modi di dire che siamo al lavoro già nella costruzione del futuro. Quindi grazie all'assessorato e soprattutto ai direttori generali che hanno partecipato mentre si lottava contro il Covid a pensare a costruire questo decreto. Se ci sono domande. La prima domanda, Mauro Evangelisti del Messaggero. Ora Mauro, devi sbloccare il tuo microfono e puoi parlare. Ecco. Sì, allora ho sbloccato e volevo chiedere due cose molto banali sia al presidente Fingaretti che all'assessore D'Amato. La prima è spiegarci a che punto eravamo, perché questi numeri che abbiamo sull'andamento del contagio, che ovviamente sono diventati molto più confortanti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, cosa ci dicono per il futuro? E le previsioni di arrivare a zero non sono state azzeccate, ma queste ci sono state alcune variabili, però cosa ci aspettiamo per le prossime settimane e altrimenti per il rilassamento che c'è adesso a Roma, come nelle altre città del Lazio, possa avere delle conseguenze? La seconda domanda è: la sanità si è di fatto fermata legittimamente, giustamente, per l'assistenza a Covid, per l'assistenza ai pazienti Covid, e
come quanto tempo ci vorrà per fare ripartire la normale attività che riguarda altri tipi di patologie, altri tipi di reparti? Guarda l'andamento della curva del contagio, un andamento sotto controllo e ovviamente nell'ultima settimana risente dei focolai che abbiamo avuto sulla città di Roma. Sull'ultimo report mi preme segnalare due elementi a mio avviso assolutamente importanti. Il primo report del Ministero della Salute e del suo Superiore di Sanità. Il primo è relativo al miglioramento dei tempi dei tamponi che arrivano a 48 ore da data inizio sintomi, data diagnosi, e questo è assolutamente un livello accettabile ed eccellente. L'altro è il 100% della conclusione delle indagini epidemiologiche nei focolai che vi sono stati, a testimonianza di un contact tracing molto importante in Regione Lazio, e voglio ringraziare tutti i nostri operatori a partire dal Seresmi. Per quanto riguarda la questione del recupero delle prestazioni non a carattere di urgenza che sono state causa Covid sospese, noi contiamo di fare un recupero che riguardi soprattutto i prossimi 60 giorni. Alcune aziende già stanno lavorando alacremente, l'azienda San Giovanni su 18.000 visite che erano state sospese ne ha recuperate già oltre 9.000 e così mano a mano stanno facendo le altre, e questo per noi è un segnale molto importante. Voglio dire, il sistema non si è mai bloccato. Io amo ricordare che durante il periodo lockdown in questa regione sono stati fatti 44 trapianti d'organo, a dimostrazione di una messa in sicurezza, ma anche di proseguire nell'attività emergenziale e soprattutto salvavita. Sì, io aggiungo e condivido quanto ha detto Alessio, aggiungo un dato che a mio giudizio ha una sua rilevanza. Noi teniamo sempre alta il livello di sicurezza, ma guardando i dati degli ultimi 15-20 giorni al netto dei due focolai individuati immediatamente e chiusi nel rischio della diffusione del virus, noi siamo in una regione di 6 milioni di abitanti dove sostanzialmente le attività economiche, produttive e sociali sono riprese quasi tutte. Quindi questi sono numeri di una regione aperta. E quindi noi dobbiamo continuare su due grandi pilastri. Il primo, che riguarda le persone, i cittadini, nel mantenere alta la vigilanza su tre grandi sfide per la sicurezza: mascherine, distanza di sicurezza, igiene delle mani e degli ambienti dove si vive e che si frequentano. Questi tre elementi noi ce li porteremo dietro fino a quando non ci sarà il vaccino, e quindi sono le tre grandi priorità che vanno rispettate sempre. Dall'altra, io voglio fare i complimenti al sistema sanitario regionale sull'altro grande pilastro del nostro sistema, che è il tracciamento in casi di positività. I due focolai appena individuati sono stati circoscritti perché c'è stato un lavoro enorme di tracciamento dei rapporti, delle relazioni, dell'apertura delle quarantene, quando sono positivi, dell'inizio della presa in carico. Ecco, noi, ripeto, questi dati che oscillano su questi numeri, su 6 milioni di abitanti, peraltro con la capitale, con una ripresa dei flussi di entrata e uscita, con gli aerei, con i treni, con le macchine, altissima, e anche di nostri concittadini che si recano in altre regioni e poi ritornano, ci fanno dire che la curva è controllata, che non abbassiamo la guardia e che soprattutto stiamo ponendo una grande attenzione al tracciamento, isolamento e verifica lì dove ci sono i focolai. Questo è possibile realizzarlo con una grande collaborazione dei cittadini che c'è in questo momento, e ripeto, un sistema sanitario che è sempre vigile e attento ad intervenire lì dove c'è il rischio del cluster o del focolaio che va immediatamente isolato. Io ringrazio anche la Prefettura di Roma, tutte le forze dell'ordine, perché se abbiamo raggiunto i risultati anche nei casi recenti che abbiamo raggiunto è perché c'è un ottimo livello di collaborazione istituzionale tra noi, Roma Capitale, la Prefettura, le forze dell'ordine, i comuni, i sindaci, che veramente mette in campo un sistema che agisce unito in poche ore. Questo è un grande valore del sistema regionale che aiuta a far crescere la percezione di sicurezza.
Cecilia Gentile, Repubblica, puoi parlare. Sì, buongiorno. Allora, l'assessore D'Amato ha parlato di acquisizione veloce dei materiali, volevo sapere quali sono i tempi di queste acquisizioni. Poi, sempre nella prospettiva di una ripartenza, di un rinnovamento del sistema sanitario, volevo fare una domanda sulle RSA, che si sono dimostrate in questo contesto, ovvero tallone d'Achille di un programma di intervento, di prevenzione, di controllo, e hanno dimostrato, come hanno detto più volte i sindacati, che nuove accreditate sono un modello da superare, e con un modello invece di come dire, accudimento domiciliare oppure RSA pubbliche e non più private. Io vorrei sapere se in questo senso c'è un ripensamento da parte della regione, c'è un lavoro che sta iniziando, ci sono dei progetti. Grazie. Allora, sulla questione dei tempi, sono i tempi previsti per le acquisizioni pubbliche attraverso gare. Sono 18 interventi, 14 dei quali riguardano acquisizioni di tecnologie, per cui noi ci aspettiamo tempi rapidi, ovviamente compatibilmente con le gare di evidenza pubblica che devono essere fatte per acquisire risonanze, TAC, angiografi e quello che necessita. Per quanto riguarda il tema delle RSA, è un tema, a mio avviso, che ci deve interrogare tutti anche a carattere nazionale per quanto riguarda un po' ripensare l'assistenza agli anziani. Di recente è stata votata, e li ringrazio, una mozione del Consiglio regionale che ci spinge a fare una riflessione approfondita soprattutto per quanto riguarda il potenziamento dell'assistenza domiciliare. Per quanto riguarda le RSA pubbliche desidero ricordare che in questa fase noi abbiamo aperto due RSA pubbliche, una a Genzano e una ad Albano, recuperando ex presidi ospedalieri, e sono pienamente attive, e posso annunciare che a breve ne apriremo una terza presso l'ex ospedale di Zagarolo, sempre nella provincia di Roma, e per rafforzare il sistema pubblico anche per quanto riguarda le RSA. Sì, io penso questo. Imparare e trarre lezioni dall'esperienza del Covid vuol dire rilanciare un modello di sanità diverso, e la conferenza stampa di oggi, gli annunci fatti vanno in questo senso. Sicuramente ripensare non solo tanto nella nostra regione ma in Italia il rapporto con l'età anziana, e quindi come in un paese civile chi vive quel periodo della propria vita lo faccia o lo possa fare in piena sicurezza. E quindi non c'è dubbio che noi dovremmo rivedere il tema del sistema RSA, ma io mi permetto di dire in Italia anche il tema delle cosiddette case di cura. Io non credo che sia più possibile, dopo quello che abbiamo visto, continuare ad avere dei luoghi nei quali si mettono gli anziani senza che si sappia o si abbiano dei criteri certi, stabiliti, dei luoghi che accolgono gli anziani. Ricorderete che noi in alcune province abbiamo individuato, in collaborazione con i NAS e con le ASL, addirittura degli alberghi che ospitavano delle persone anziane. Quindi qua è indispensabile, noi ci stiamo lavorando a provvedimenti che richiariscano, ridefiniscano delle regole, innalzando gli standard di sicurezza di questi luoghi dove, ripeto, la popolazione anziana spesso risiede. E provvedimenti come quello che noi crediamo sia molto opportuno, come il vaccino antinfluenzale, ma già lo sapete. L'altro grande capitolo, oltre alla sanità, agli anziani, che deve essere un po' la priorità o tra le priorità, a mio giudizio riguardano invece le nuove generazioni, i ragazzi e le ragazze italiane. Io questo lo dico perché c'è una sottovalutazione di quanto il Covid, la crisi economica, sociale e produttiva, può aprire un grande tema generazionale nel nostro Paese. I ragazzi sono quelli che hanno pagato di più per i vincoli, i limiti nella loro formazione, pagheranno di più perché il tema del lavoro sarà sempre una priorità nel nostro Paese, sempre di più, e pagheranno di più perché pagheranno i debiti che stiamo facendo noi per aprire questi cantieri. È inutile che giriamo intorno al problema. A parte la grande svolta europea dei fondi a fondo perduto legati al Recovery Fund, quello che sta aumentando in Italia è il debito pubblico. I debiti li pagano tutti, ma li pagano soprattutto le ragazze e i ragazzi. E quindi noi dobbiamo
porre una grande attenzione su questo punto, innanzitutto sulla scuola e l'università, e noi stiamo nella nostra regione prendendo su questo dei provvedimenti radicali. L'assessore e io l'abbiamo annunciato nei giorni scorsi e confermo, nel Lazio noi faremo i test sierologici a tutto il personale docente e non docente della scuola da fine agosto per arrivare all'apertura delle scuole con una fotografia delle figure più a rischio che frequenteranno le scuole e nel caso di positività individuazione dei casi positivi con il tampone, e nello stesso momento stiamo pensando a un grande provvedimento regionale sul diritto allo studio per fare in modo che nessuno ragazzo o ragazza della nostra regione, a causa magari della crisi economica, sociale, delle proprie famiglie, sia costretta a rinunciare agli studi. Quindi saranno provvedimenti sui libri di testo, sulle tasse universitarie, perché, ripeto, il diritto allo studio dei giovani non potrà essere messo a rischio. Noi governeremo, faremo di tutto per governare la curva epidemiologica nella ripresa autunnale, ma noi dobbiamo fare di tutto affinché il periodo formativo non si fermi o rischi di non fermarsi. Quindi test, ma anche attenzione a questi luoghi formativi che devono riprendere il ciclo normale, perché altrimenti si rischia. Ivan Quiselli, anagna.com, puoi sbloccare il microfono. Buongiorno, buongiorno Presidente Zingaretti, mi sentite? Sì, sì. Io volevo chiedere questo. Qualche giorno fa, non so se lei l'ha letto, Presidente, abbiamo dato una notizia sul nostro giornale che è stato ufficializzato l'accordo tra Catalent e AstraZeneca per la produzione del candidato vaccino contro il Covid-19. Verrà infialato ad Anagni, di 400 milioni di dosi di vaccino che verranno infialate a partire da questo agosto fino al marzo 2022, previa approvazione futura delle agenzie le agenzie regolatorie. Volevo sapere, secondo lei, questa è una notizia importante, volevo sapere che cosa ne pensa, qual è la sua opinione al riguardo. Ma il governo ha fatto delle scelte in rapporto con i partner europei che sono note. Ovviamente io sono molto contento che una parte, in questo caso produttiva, ricada anche nella produzione della nostra regione, che conferma quello che sappiamo, cioè che noi siamo una delle regioni sede di qualità per quanto riguarda la produzione farmaceutica, grazie alla presenza nel nostro territorio di sedi non solo di laboratorio ma anche produttive di carattere scientifico. Quindi noi stiamo seguendo con molta attenzione questo tema, rispettiamo ovviamente gli orientamenti che sta prendendo il governo e ben contenti che ci sia anche una ricaduta produttiva che sottolinea le potenzialità straordinarie del nostro sistema produttivo anche nel campo farmaceutico. Ultima domanda, Clarida Salvatori, Corriere della Sera, puoi sbloccare il microfono. Sì, buongiorno, in parte avete un po' risposto, però volevo altri dettagli. Volevo sapere innanzitutto i fondi, appunto se sono fondi regionali, fondi europei, da dove sono stati recuperati. E poi volevo sapere, da un lato, una questione anziani, quindi se la rivisitazione della struttura dell'RSA per le case che ospitano gli anziani, insomma, farà parte di un successivo piano. E ultima domanda, avete parlato ancora appunto delle scuole e dei test sui docenti, volevo capire se in qualche modo si stanno prendendo provvedimenti anche per quanto riguarda gli alunni, perché se gli docenti dovessero risultare negativi in salute, tutto quanto all'inizio della scuola, ma i bambini dovessero essere portatori o comunque malati, si ricreerebbe un circolo che poi magari diventa difficile interrompere. Grazie. Allora, per quanto riguarda i fondi sono in buona parte fondi dello Stato, la cosiddetta ex articolo 20 della legge 67 di diversi anni fa, e in una parte importante anche regionali, per circa 6 milioni di euro, per cui è di fatto un cofinanziamento in gran parte Stato e la parte rimanente Regione. Per quanto riguarda le RSA
ci sarà, ma soprattutto sul tema dell'anziano, un'attenzione particolare. Sono già al lavoro dei gruppi di lavoro e ovviamente sentiremo anche le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti interessati, e questo sarà una priorità nelle prossime settimane. E per quanto riguarda la scuola, c'è una verifica aperta con l'ufficio scolastico regionale sulle modalità. Noi non precludiamo alcuna possibilità. Adesso ci stiamo concentrando sul corpo docente e sul corpo non docente, che comunque rappresentano circa 100.000 persone, per cui è un'attività straordinariamente importante. Per quanto riguarda gli studenti, la prenderemo in seria considerazione assieme all'ufficio scolastico regionale e discuteremo con loro se sussistono presupposti, e qualora ci fosse la disponibilità da parte nostra faremo tutto ciò che va fatto ovviamente per ripartire in sicurezza. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti.